è ufficiale, primo caso di coronavirus sull'isola. Come ti senti? Che tipo di messaggio ti senti di passare ai concittadini? È il primo caso tra la popolazione stabile di Procida, quindi chiaramente desta più preoccupazione e più attenzione da parte di tutta la comunità, però io già nei giorni scorsi ho cercato di far capire che chiaramente questa malattia poteva riguardare anche Procida. Si è diffusa in tutto il mondo, si è diffusa nei comuni vicino a Procida e chiaramente è una malattia infettiva che poteva arrivare anche sull'isola. La cosa importante e positiva è che la persona coinvolta comunque ha seguito le regole che noi avevamo dato in termini di isolamento domiciliare, perché sapete che abbiamo fatto un'ordinanza che prevedeva per tutti i rientri questo obbligo. E la persona scrupolosamente si è attenuto a rispettare questa regola. Noi l'abbiamo controllato nel corso del tempo, così come per tutti, con i vigili urbani che hanno verificato che effettivamente la persona non usciva di casa. Ecco, noi dobbiamo essere in grado di gestirla questa malattia, perché la nostra vittoria rispetto alla malattia è la capacità di poter gestire con comportamenti attenti e non la circostanza che si verifica o meno il caso, perché ci può stare un caso, ce ne possono stare due, ce ne possono stare tre, l'importante è che rimangono isolati e in questo sta poi la vittoria della comunità che è capace di non far trasmettere questo virus.